solo per te. Lo sport è sempre in diretta. Tele Monte Carlo, TV Made in Europe. Domani alle 11.40 all'aeroporto di Fiumicino il leader del Cremlino, Mikhail Gorbaciov, arriverà in Italia. Una storica visita che farà da preliminare all'altrettanto storico vertice delle navi previsto al largo delle coste di Malta il 2 e il 3 dicembre. Gorbaciov si fermerà in Italia 3 giorni, prima a Roma, poi in Vaticano dove incontrerà il Papa e infine a Milano. Roma si prepara al Natale, ma a circa 15 ore dal suo arrivo, Roma si prepara soprattutto allo storico sbarco del leader del Cremlino in Italia. Una Roma percorsa da tante bandiere italiane affiancate a tante bandiere rosse. Un benvenuto vigilatissimo, più di 2.007 agenti dei NOX, scorte, carabinieri controlleranno e seguiranno minuto per minuto le 50 ore di permanenza di Gorbaciov a Roma dal suo arrivo domani mattina alle 11.40 all'aeroporto di Fiumicino alla sua partenza per Milano venerdì alle 13.15. Tutto dal più piccolo cestino della neottezza urbana, le cabine telefoniche, tutto è sotto controllo. In tutta Italia sono state chiamate delle forze di polizia, cioè polizia e carabinieri, per presidiare Villa Panfili. Misure di sicurezza eccezionali, dunque, soprattutto intorno alla residenza che ospiterà il leader del Cremlino. Dietro quel cancello c'è appunto Villa Adamelech ed è qui che Gorbaciov passerà le sue notti romane, nell'appartamento privato che gli ha ceduto l'ambasciatore sovietico in Italia, Nikolai Lunkov. Ed è qui che Gorbaciov farà la sua prima tappa domani mattina appena arrivato dall'aeroporto di Fiumicino. Le tappe successive saranno poi al Quirinale per l'incontro con il Presidente della Repubblica Italiano Francesco Cossiga, a Palazzo Chigi per il colloquio con il Presidente del Consiglio Andreotti. Il cerimoniale prevede poi una tappa all'Altare della Patria. Giovedì, illuminato dalle fiaccole romane, sarà il Campidoglio ad aprire le sue porte all'ospite sovietico. Alle 10.30 di venerdì 1 dicembre Gorbaciov varcherà la soglia del Vaticano e qui avrà il suo primo storico incontro con il Papa. Un incontro che avrà una fase privata e una ufficiale, uno storico incontro che servirà soprattutto a preparare l'altrettanta storica visita di ritorno del pontefice in Unione Sovietica. E proprio alla vigilia dell'arrivo di Mikhail Gorbaciov è nata oggi a Roma la più grande joint venture automobilistica che sia mai stata realizzata tra l'azienda italiana Fiat e l'Unione Sovietica. L'accordo è stato firmato dal ministro dell'industria automobilistica sovietica Nikolai Pugin e dall'amministratore delegato della Fiat Cesare Rometti. Sarà una berlina a due volumi, lunga 3 metri e 45 centimetri, con un peso di 640 kg ed una velocità massima di 150 km orari, la nuova auto che nascerà dall'accordo firmato oggi tra Fiat e URSS. Un'intesa da 1.800 miliardi, la più importante che sia mai stata siglata in questo settore. A presentarla oggi alla stampa il ministro sovietico Pugin e l'amministratore delegato della Fiat, Cesare Rometti. Abbiamo scelto la Fiat, ha detto il rappresentante sovietico, perché da noi si dice che è meglio un vecchio amico che due nuove conoscenze. Un modo per ricordare una collaborazione con l'azienda automobilistica torinese iniziata più di 60 anni fa. La nuova auto, che porterà il marchio Fiat, verrà costruita nello stabilimento di Yelabuga, una località a circa 1.000 km a sud-est di Mosca. Il progetto per ora si chiama A93 e solo nella seconda fase della produzione l'auto prenderà forse il nome Oka dall'omonimo affluente del fiume Volga. Per il momento l'obiettivo è quello di produrre entro il 1993 3.000 unità all'anno che verranno poi raddoppiate e infine triplicate nelle successive fasi. Se il ritmo verrà rispettato, ha precisato Pugin, l'Unione Sovietica riuscirà entro il 95 a coprire il 60% del fabbisogno interno. Nel progetto è comunque prevista anche la commercializzazione del prodotto sui mercati occidentali. Potrebbe essere esportato anche in Italia? Certamente, anche in Italia. E lei pensa che sia un tipo di vettura concorrenziale? È una vettura che credo piacerà anche in Italia. Alla joint venture l'Unione Sovietica partecipa con l'ampia maggioranza del 70%, mentre il restante 30% è della Fiat. L'intera contabilità aziendale verrà effettuata in ECU per evitare i problemi dovuti alla non convertibilità del rublo.
L'accordo con la Fiat è solo una, seppure la più importante, delle intese commerciali in programma tra Italia e Unione Sovietica. Con Gorbaciov, in cerca di un solido appoggio economico alla perestroica, gli accordi di cooperazione commerciale sono destinati a diventare protagonisti della tre giorni italiana del capo del Cremlino. Accrescere il benessere sociale, innalzare la qualità della vita, riempire gli scaffali dei negozi. Questa forse oggi la maggiore preoccupazione di Mikhail Gorbaciov. Questa la scommessa che rischia di far naufragare la perestroica. Per risanare l'economia sovietica, per ricostituire un tessuto produttivo agonizzante, però Mosca ha il disperato bisogno dell'Occidente. Sono una ventina gli accordi di cooperazione commerciale con l'Italia che attendono solo l'arrivo del leader sovietico. Intese per 4.400 miliardi di lire. In primo piano c'è non solo l'accordo con la Fiat, ma anche una joint venture con la Montedison per un impianto agroindustriale, intese con l'Enel per la fornitura di tecnologie in cambio di materie prime energetiche ed altre ancora per la riconversione a fini civili di industrie belliche. Ma se fare affari con l'URSS fa gola a molti, oggi sono solo i colossi industriali a poterselo permettere. Gli investimenti sono enormi e la redditività molto differita, gli utili non sono ancora rimpatriabili e le garanzie poche. Su 56 joint venture già avviate con aziende italiane, neppure una decina sono infatti operative. Per questo in Italia Gorbaciov dovrà siglare anche intese cornice per avviare agevolazioni agli investimenti, fornire incentivi e garanzie sull'apertura dell'economia sovietica alle imprese occidentali e, pregiudiziale decisiva per una vera integrazione economica con i paesi industrializzati, illustrare le tappe dell'ormai prossima convertibilità del rublo. Infine, aspetto non secondario, la visita di Gorbaciov deve gettare le basi per un riequilibrio della bilancia commerciale. A fronte di un interscambio di circa 5.000 miliardi di lire, nei primi 9 mesi di quest'anno l'Italia ha già accumulato un deficit con Mosca di oltre 1.000 miliardi. Tra le iniziative che precedono la visita di Gorbaciov in Italia, la presentazione stamani a Roma del suo ultimo libro intitolato La Casa Comune Europea. L'ultima fatica letteraria di Gorbaciov finora è stata tradotta solo in Germania federale e in Italia, i due paesi in cui il suo precedente bestseller, Perestroika, ha avuto il maggior successo di pubblico. Il titolo del libro La Casa Comune Europea si riferisce a un nuovo progetto ambizioso di Mikhail Gorbaciov. Sui principi su cui si basa questo progetto abbiamo sentito Andrei Grachov, vice responsabile del Dipartimento Esteri del Comitato Centrale del Partito Comunista Sovietico. You know, there is a very... In my opinion, interesting Grachov esordisce citando lo scrittore russo Zemiakin. Il futuro della letteratura russa è nel suo passato. Lo stesso vale per l'Europa. Negli ultimi tempi, prosegue Grachov, si parla molto di riunificazione, che non deve rimanere però solo un concetto territoriale. Quanto influisce il carisma personale di questo personaggio, Gorbaciov, in tutto questo processo? Influisce molto, senza dubbio. La vita è fatta non soltanto di oggetti e non soltanto di idee, ma anche e molto di uomini. Il fatto di avere come interlocutore un uomo della statura e dello charme, dell'intelligenza di Gorbaciov aiuta enormemente. Il carisma certamente è fondamentale per la vendita di qualunque cosa. Anche della perestroika. Non si può fare nulla di molto nuovo se non c'è carisma da parte di chi lo fa. Lui ce l'ha, abbondantemente. Dopo la visita in Italia, come noto, Gorbaciov partirà per Malta, dove sabato e domenica si svolgerà il summit delle navi. E nel porto della Valletta è giunto l'incrociatore sovietico Slava, che ospiterà parte del vertice. Il suo omologo americano, il Belknap, è raggiunto a Malta domenica scorsa. Intanto, il portavoce della Casa Bianca, Fitzwater, ha affermato che il presidente Bush pensa a ridurre la spesa militare degli Stati Uniti e che proprio a Malta discuterà informalmente con Gorbaciov della questione dei contingenti militari delle due superpotenze in Europa. Fitzwater ha comunque confermato che a Malta non vi saranno negoziati specifici in materia di armamenti. Il problema della riduzione delle forze convenzionali in Europa è al centro oggi anche della riunione a Bruxelles dei ministri della difesa dei paesi della NATO. Il segretario statunitense della difesa, Cheney, ha rassicurato gli alleati europei. Gli Stati Uniti non attueranno riduzioni del proprio contingente militare senza l'accordo dei partner NATO. Oggi si sono riuniti a Budapest anche i ministri della difesa del patto di Varsavia. Dopo questa prima parte dedicata alla visita di Gorbaciov in Italia, al prossimo vertice con Bush, un attimo di pausa. Tra un minuto torneremo con altri grandi avvenimenti internazionali. In primo piano la proposta del premier tedesco occidentale Kohl sulla riunificazione delle due Germanie. (Susurra)
Max Noir. Da oggi Patrick sei anche Noir. Patrick Noir. Impossibile dimenticarti. Ecco qui. Le ricette di Brekkis sono una vera delizia, così croccanti e gustose. Per prima cosa, una bella arrampicata. Ma non riesco a resistere. Devo tornare dalle mie crocchette, sono così ricche di carne. Ora, dopo un po' di relax, una bella passeggiata è quello che ci vuole. E poi, di nuovo a casa, perché è bello essere lì quando lei torna. Pigrone mio, dovresti uscire un po' più spesso. Brekkis, un'intesa perfetta. La questione tedesca è al centro di queste frenetiche giornate che precedono il vertice delle superpotenze. Oggi il cancelliere tedesco federale Kohl ha gettato le basi di una possibile riunificazione della Germania, che potrebbe scattare se ad est verranno mantenuti gli impegni per le libere elezioni. Dopo le indiscrezioni e le smentite dei giorni scorsi, oggi Kohl ha presentato davanti al Bundestag il suo decalogo per arrivare ad una Germania unita. 10 punti che prevedono un graduale passaggio a strutture confederative tra le due Germanie, che potrebbero cominciare a lavorare insieme su alcuni punti specifici, come lo sviluppo economico, la difesa dell'ambiente o la lotta alla criminalità, per poi giungere ad una vera e propria integrazione. Quello che Kohl sembra adombrare per il futuro è una confederazione di stati sul modello di quello svizzero. Il discorso del cancelliere ha ottenuto in Parlamento l'appoggio dell'opposizione socialdemocratica, mentre i Verdi si sono detti contrari. Gelide le reazioni alla proposta di Kohl da Mosca e da Varsavia, dove si ribadisce il no a qualsiasi cambiamento delle frontiere. Imbarazzati silenzi in Occidente, la CE rifiuta di commentare il piano fino a quando non le verrà presentato ufficialmente. Reazioni interessate invece dal governo della Germania Est, anche se si evitano prese di posizioni ufficiali. Ma che aria spiri nella RDT lo si è visto ieri a Lipsia, dove più di 200.000 persone hanno chiesto a gran voce la fine della divisione in due del paese e le dimissioni del leader comunista Egon Krenz. In Cecoslovacchia il regime ha ceduto. Entro una settimana sarà varato un nuovo governo di coalizione, una decisione questa giunta all'indomani dell'imponente sciopero generale che ha bloccato il paese. Ma non è tutto. Sancita anche la fine dell'egemonia del Partito Comunista. Abolizione del ruolo guida del partito, nuovo governo di coalizione entro una settimana, il 3 dicembre, e come se non bastasse, anche una sede adeguata per il forum civico, l'organismo che coordina la pacifica rivolta cecoslovacca e che è guidato dal drammaturgo Havel. All'indomani dell'imponente sciopero generale che ha bloccato tutti i maggiori centri operai della Cecoslovacchia, l'opposizione presenta il conto al premier Adamek. Lo sciopero generale di ieri ha mostrato la capacità di mobilitazione di questo movimento, le sue potenzialità. Adesso il futuro di questa rivolta pacifica è affidato alle armi del consenso, della mediazione e del dialogo. Un incontro si è svolto a Praga oggi e ad Adamek è toccato pagare e pagare salato. Apertura, disponibilità, dialogo, collaborazione, trattative. Per il regime, del resto, è questa la strada obbligata per evitare conseguenze peggiori. Analogo interesse al dialogo e alla prosecuzione della rivoluzione pacifica viene dall'opposizione e da uno dei suoi leader, Dubček, il grande mediatore di queste giornate. Al presidium si susseguono le dimissioni, oggi hanno abbandonato 5 dirigenti della vecchia guardia. Ma l'uomo nuovo, colui che potrebbe portare la Cecoslovacchia fuori dalle incertezze di questo periodo di transizione, si chiama Walter Komarek, un economista, uno sconosciuto fino a qualche tempo fa. Ieri ha parlato in piazza Venceslao. Lui potrebbe essere il raccordo fra regime e opposizione e far voltare definitivamente pagina alla Cecoslovacchia, impegnata in una rivoluzione pacifica, impensabile solo fino a qualche mese fa. I narcotrafficanti colombiani hanno firmato un'altra strage, stamattina a Puerto Brujo, durante una festa in una villa. I killer dei boss della droga hanno sparato uccidendo 11 persone. Gli inquirenti intanto stanno indagando sull'ipotesi agghiacciante, nata dalla rivendicazione di ieri che anche la strage sul Boeing 727 precipitato vicino a Bogotà sia opera dei narcotrafficanti. È difficile l'opera di riconoscimento delle 107 vittime del disastro. Le due successive esplosioni, udite da molti testimoni, hanno mandato in frantumi il Boeing 727 delle linee aeree colombiane Avianca. I resti del velivolo sono sparsi in un'area di 9 km sulle colline alla periferia sud di Bogotà. I passeggeri erano in gran parte impiegati colombiani, diretti a Cali nelle filiali delle loro aziende. Nessun italiano, è stato confermato, si trovava a bordo.
Molti indizi danno credito alla tesi dell'attentato e alla rivendicazione fatta ieri sera dal gruppo dei narcotrafficanti estradabili, i boss che temono di essere spediti davanti a un tribunale americano. Una strage per colpire 5 presunti informatori della polizia. Improbabile l'incidente, il Boeing aveva subito una revisione il giorno prima del disastro, domenica, ed era in perfette condizioni. Nessun problema era stato segnalato dal comandante, le condizioni del tempo erano buone. I testimoni inoltre dicono che l'aereo si è spaccato al centro, mentre i motori si trovano nella parte posteriore. Le scatole nere del velivolo saranno spedite per un esame accurato negli Stati Uniti. La guerra al narcotraffico avrà un momento importante il prossimo febbraio con il vertice dei presidenti degli Stati Uniti, Colombia, Perù e Bolivia. Il summit si svolgerà probabilmente nella città colombiana di Cartagena. In queste ore si è avuta notizia di un'altra clamorosa operazione di polizia contro i trafficanti di cocaina in Messico. In uno scontro a fuoco sono stati uccisi 6 corrieri della droga, 9 sono stati arrestati. La polizia ha sequestrato 6 tonnellate di cocaina colombiana diretta agli Stati Uniti per un valore corrispondente a 10 miliardi di lire. Forte tensione in Libano, dove sta per scadere l'ultimatum del nuovo presidente Elias Rawi al generale cristiano Aoun. Secondo l'ultimatum, Aoun dovrebbe lasciare entro stasera il palazzo presidenziale di Baabda, da giorni circondato da migliaia di sostenitori cristiani. Alcune fonti hanno riferito di un massiccio rafforzamento militare siriano nella valle della Bekaa. Nel pomeriggio il gabinetto presieduto da Rawi ha anche nominato un nuovo comandante delle forze armate libanesi al posto del generale Aoun. Il telegiornale continua tra poco con altre notizie. Vedremo tra l'altro la radiografia della criminalità in Italia trattata dall'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica. Gusto forte della mia Ungheria. Sentite che gusto. Niente male, eh? E anche buono. Eh sì, amaro unicum. È come il tuono, ma buono. Un'attrazione irresistibile. Un amore che non conosce limiti. Ma com'è potuto accadere? Jerry, la prima volta che ti ho visto, io ho sentito che già ti conoscevo. Shirley MacLaine. Tra il buio e la luce. Seconda puntata, oggi alle 20:30. Duplice omicidio di stampo mafioso oggi a Gela. I fratelli Salvatore e Giovanni Famadi, 24 e 23 anni, sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco. Entrambi agricoltori, i fratelli Famà erano incensurati. Secondo gli investigatori, il duplice omicidio è da ricollegare alla faida in atto a Gela, che in meno di 2 anni ha fatto oltre 70 vittime. Ancora cronaca italiana, annullate oggi a Roma dalla prima sezione penale della Cassazione 41 condanne contro presunti esponenti della malavita organizzata della capitale. Gli imputati tra l'altro erano accusati di 4 omicidi e di 3 sequestri di persona. Lo scorso 19 gennaio la Corte d'Assise d'Appello aveva inflitto agli imputati pene complessive per oltre 5 secoli di carcere. La criminalità in Italia, come in altri paesi, è in forte aumento. Il fenomeno è confermato dai dati contenuti in una ricerca svolta dall'Istat, l'Istituto Italiano di Statistica. La criminalità cresce soprattutto nelle grandi città, nelle cosiddette giungle metropolitane, dove è più favorevole il terreno di caccia e dove forse è più facile restare impuniti. Questo dato emerge chiaramente dall'indagine compiuta dall'Istat per il periodo che va dal 1971 al 1987. In quest'arco di tempo i reati nei capoluoghi di provincia sono infatti cresciuti 3 volte di più rispetto a quelli commessi negli altri comuni. Complessivamente l'indice della criminalità è aumentato dell'80%. Clamorosa l'impennata della voce relativa a rapine, estorsioni e sequestri di persona, il cui aumento sfiora il 1000%. C'è poi la classifica per regioni relativa al 1987. Al primo posto c'è il Lazio con 7.300 reati ogni 100.000 abitanti. Seguono la Liguria, la Puglia, la Lombardia, il Piemonte. Comunque sia, dall'indagine dell'Istat non emergono dati rassicuranti.
L'unico forse riguarda la diminuzione dei reati commessi dai soliti ignoti. Purtroppo però sembrano aumentare quelli dei soliti noti. Nuova richiesta di chiusura immediata della Torre di Pisa, un parere unanime al riguardo è stato espresso oggi dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Sono stati sollecitati inoltre speciali provvedimenti legislativi per definire e attuare gli interventi di consolidamento del celebre monumento. L'eventuale decisione di chiudere al pubblico la torre spetta comunque al governo italiano. In Italia, su 3.000 km di rete autostradale, 900 sono considerati di massima pericolosità a causa della frequenza con cui nebbia e neve interessano la zona. La società Autostrade si sta preparando all'emergenza e ha già attrezzato 500 km con la nuova segnaletica antinebbia. Strisce gialle catari frangenti con una luminosità cosiddetta ad occhi di gatto, cioè 10 volte superiore. Ellissi bianche poste 40 metri una dall'altra, in modo da poter misurare la distanza di visibilità. E poi ancora alta rugosità del materiale impiegato, che costituisce una vera e propria guida sonora in caso di nebbia. Contro la neve e il ghiaccio invece saranno impiegati 1.400 automezzi e macchine speciali e circa 2.000 fra operai e tecnici specializzati. Tra poco lo spazio dedicato allo sport. Reduce dallo storico secondo posto nella Coppa del Mondo, è tornata oggi in Italia la nazionale azzurra di pallavolo. Grand Marnier, il liquore. Un vino di pregio è come un piccolo tesoro racchiuso in cassaforte. Ma stappata la bottiglia, sapore e profumo svaniscono. Per conservarli, Vacuvin il salvavino. Un tappo speciale a valvola e questa pompa che estrae l'aria. Così il vino si mantiene inalterato a lungo. Sentite l'aria che rientra? Un vino di pregio è come una bella donna. Con Vacuvin il salvavino, ad ogni assaggio, il fascino della prima volta. È entrata questa mattina a Roma la nazionale italiana di pallavolo, splendida protagonista nella Coppa del Mondo in Giappone, dove si è laureata vicecampione. L'orario un po' inusuale non ha permesso ai tanti tifosi italiani di accogliere a Fiumicino la nazionale azzurra. Infatti gli atleti sono sbarcati questa mattina alle 5.13 provenienti da Tokyo con il volo AZ1785 dell'Alitalia. Un viaggio lungo e faticoso che non ha però tolto l'entusiasmo a Velasco e compagni, che sono tornati con una medaglia d'argento. Penso che il secondo posto è già moltissimo per una nazionale che fino a 8 mesi fa si domandava si poteva o meno competere con le migliori squadre non del mondo ma anche europee. In Italia si era parlato tantissimo di che era impossibile fare certe cose perché in Italia c'erano questi difetti, questi altri, il campionato lungo eccetera, quindi aver vinto un europeo secondo la Coppa del Mondo penso che più che sufficiente. Come avevamo detto prima di partire, dovevamo veramente rappresentare i campioni d'Europa a livello mondiale. Questo, adesso, dopo questo risultato, dobbiamo per forza andare in Brasile a cercare di farmi figurare, anche perché abbiamo dimostrato a livello di opinione pubblica internazionale che l'Italia è una nuova squadra di pallavolisti giovani e deve sicuramente far bene. E tutte le potenzialità ci sono. Noi giocatori siamo arrivati ad un punto dove assolutamente volevamo vincere, assolutamente volevamo dimostrare in campo internazionale il nostro valore tecnico e atletico anche, quindi direi che le due componenti sono amalgamate bene e sono riuscite a portare questi risultati. La nazionale italiana è quindi rientrata in Italia, ora qualche giorno di riposo, poi i magnifici 12 saranno di nuovo in campo per gli impegni di campionato. Domani sera a San Siro Inter e Sampdoria si affronteranno nella seconda edizione della Supercoppa di calcio. Il trofeo vede di fronte le vincitrici dello Scudetto e della Coppa Italia. Rilanciata dal successo sul Bologna di domenica scorsa, galvanizzata dal gol impossibile di Vialli e dall'allegria che regna sovrana nello spogliatoio, la Sampdoria dei Monelli Boscoviani si candida come pretendente allo Scudetto. E domani proverà a mettere su ancora un mattone in questa costruzione, giocandosi contro l'Inter la Supercoppa, il trofeo che mette di fronte le due migliori d'Italia. L'anno scorso sempre la Sampdoria, che ha vinto le ultime due edizioni della Coppa Italia, ci provò contro il Milan, ma venne battuta 3-1. I genovesi affrontano l'impegno di domani sera quasi al completo, mancherà solo il libero Pellegrini. L'Inter, al contrario, davanti al proprio pubblico, scenderà con una formazione rimaneggiata.
gli uomini contati, in panchina con Malgioglio avrà molti ragazzi della primavera e la sconfitta di Bergamo da dimenticare. Io penso con questi tutti i giocatori che abbiamo dentro in La Rossa possiamo vincere contro Inter, perché Inter ha problemi personali, perché uno sono feriti, squalificati, così. Però Sampdoria anche, e con questo regalino che dobbiamo fare, io penso deve essere concentrata solo per campionato italiano. La Coppa del Mondo di sci riprende domani il suo cammino dopo il rinvio dello slalom speciale di domenica. Sulle nevi di Waterville Valley si recupera proprio la gara annullata a Park City. Dopo un viaggio di oltre 2000 km dallo Utah al New Hampshire, la carovana del Circo Bianco si rituffa nell'avventura di Coppa. A Waterville Valley si torna in pista con lo slalom speciale annullato domenica. Questo perché gli organizzatori vogliono dare un senso tecnico al succedersi delle gare. Tra i favoritissimi il numero 1 norvegese Ole Christian Furuseth, attuale leader della classifica assoluta, con 65 punti conquistati sui 75 disponibili. Ma lo scandinavo dovrà guardarsi dalla voglia di riscatto di Mark Girardelli, uscito giovedì nel gigante di Park City ed in netto ritardo sulle tabelle di marcia. Ma più dell'austro-lussemburghese ha voglia di rifarsi Alberto Tomba. Il bolognese, dopo le delusioni della stagione passata, ha iniziato il nuovo anno ancora all'insegna delle occasioni perdute. Nelle prime tre gare ha totalizzato appena 11 punti, con un quinto posto nel gigante di Thredbo in Australia. Nelle altre due nemmeno un punto e quel che è peggio, due uscite di scena. Tele Monte Carlo vi proporrà lo slalom di Waterville Valley in cronaca diretta a partire dalle 15.55. Il tennis mondiale entra nella settimana più importante dell'anno, quella che legge il re nel torneo newyorkese del Master. Il monumentale impianto del Madison Square Garden ospita l'appuntamento per l'ultimo anno. Alla prossima stagione, infatti, il prestigioso torneo si disputerà in Germania, a Stoccarda. Tra i magnifici 8 sono 3 tennisti europei, Lendl, Becker ed Ekberg, e ben 5 statunitensi, McEnroe, Chang, Agassi, Gilbert e Krikstin. In palio 3 milioni di dollari di premi. E passiamo ad altro. In 13 anni di attività l'eliporto del Principato di Monaco ha accolto tanti passeggeri, alcuni dei quali decisamente illustri. Oggi invece è stata la volta di un passeggero molto particolare, il passeggero numero 100.000. Arriva dall'aeroporto di Nizza e forse fa parte dei numerosi VIP che di tanto in tanto raggiungono il Principato. Un manager, un industriale in visita d'affari. Per l'aeroporto invece è semplicemente il 100.000esimo passeggero del 1989 e a riceverlo un'accoglienza calorosa. Un po' attonito ringrazia ed accetta un soggiorno per due persone all'hotel Hermitage. Un modo come un altro per fare il bilancio di uno degli eliporti più moderni in Europa. Solo 7 minuti per raggiungere l'aeroporto di Nizza. E al di là di quanto si possa credere, non è esosa la cifra per l'aeroporto. 290 franchi, circa 60.000 lire, meno del costo di un taxi. Contrariamente ad altri eliporti francesi, quelli di Monte Carlo non ha problemi di funzionamento. Basti pensare che dal 1976, anno in cui fu creato, furono 1.000 i passeggeri ad attraversarlo. E per il futuro ancora ampliamenti. Siamo quasi alla saturazione dell'eliporto, così che il governo ha dato il suo accordo e fin dal prossimo anno costruiremo due piste in più. E così, rubando al mare ancora un po' delle sue acque, ci si prepara ad un ulteriore incremento per il 1992. Alle 20.28 si chiude il telegiornale, prossimo appuntamento con le notizie alle 21.30. Vi auguro un felice proseguimento di serata. Pubblicità, ma non troppo. Tele Monte Carlo, TV Made in Europe.